Sicuramente non è una situazione ideale per nessuno, c'è però bisogna di dire che la nostra pianificazione comincia al mese di maggio, dove il direttore sportivo deve cercare squadre, deve cercare avversario, squadre disponibili di venire in Ticino anche di sabato, e questo viene pianificato molto prima dell'uscita del calendario del calcio, che a turno suo sicuramente non guardano le amichevole del Lugano per pianificare il loro campionato. Quindi siamo consapevoli di questo problema. In più, quest'anno, con tutti i tornei all'estero che siamo riusciti a pianificare, l'unica possibilità per giocare un amichevole in casa un sabato, perché di solito la tradizione vuole che la festa abbia luogo dopo un amichevole, abbiamo deciso di spostare al Lido per avere una novità, un'idea creativa, anche perché il ghiaccio al 26 alla Ressighina viene già preparato per permettere ai nostri ragazzi della sezione giovanile di poter allenarsi anche loro e preparare il loro campionato. Quindi abbiamo optato per questa soluzione, che crediamo porterà qualcosa in più e soprattutto sottolinea l'importanza che abbiamo noi per il territorio. Nelle grandi linee la festa di presentazione è organizzata così: a partire dalle ore 14 siamo già al Lido di Lugano con un villaggio bianco-nero, con delle attività per tutti, soprattutto anche per i più piccoli. A partire dalle ore 16 tutti avranno l'ingresso alle condizioni di Lugano Card, e a partire dalle 19:30 comincia la festa vera di presentazione con l'entrata gratuita per tutti. Verso le 21:30 verranno presentati i giocatori sul palco, seguito da un discorso del nostro presidente Vicky Mantegazza. A seguito di questo, come di consuetudine, i giocatori saranno a disposizione per firmare autografi con le nuove cartoline a loro disposizione. Ci tengo a precisare che i tifosi in possesso del biglietto o della tessera stagionale avranno diritto a viaggiare gratuitamente dalla Ressega al Lido dopo la partita e dal Lido alla Ressega dopo la festa, utilizzando la linea 3 della TPL, che ha una fermata alla Ressega e una in zona Lido. Da precisare che l'ultimo bus partirà dal Lido a 12:15. Vi invito comunque a seguire nei prossimi giorni, anche in generale, ma i nostri social media, specialmente su Facebook, dove nei prossimi giorni vi sveleremo ulteriori dettagli della festa di presentazione. In attesa di vederci tutti alla partita di sabato e alla festa di presentazione della squadra, vi auguro a tutti una buona settimana e forza Lugano!